Il nostro respiro non è separato dal respiro della vita. È lo stesso identico respiro. È il respiro delle lunghe ondate del Pacifico che si abbattono sulla barriera corallina che difende l'atollo. E al di là della mezzaluna bianca della spiaggia ci sono lingue di schiuma che coprono e scoprono le strane forme delle conchiglie tropicali, i granchi, i ricci velenosi, i ventagli trasparenti delle alghe viola. E lontano, lontano, migliaia di chilometri più a occidente, il silenzio delle montagne himalayane è improvvisamente squarciato dal boato di una valanga pomeridiana. E ci sono centinaia di tonnellate di ghiaccio che precipitano lungo la parete del monte e dilagano superficie del ghiacciaio finché un grande crepaccio li inghiotte in una profondità. E in alto, nel ristabilito silenzio, continua il gioco perenne delle nuvole che si sfrangiano fra le creste di ghiaccio e le guglie di granito. Mentre altre nuvole navigano nell'orizzonte dei grandi deserti, si gonfiano sopra l'intrico brulicante di vita delle foreste equatoriali finché un lampo le squarcia, aprendo cataratte di pioggia. E questo sta succedendo adesso, qui da noi, è sera. Ma dall'altra parte della Terra sta succedendo questo, è giorno. E tutta questa sinfonia di eventi continua all'infinito, perché mentre lì ci sono le cataratte di pioggia e ci sono lapilli infuocati, una pioggia di lapilli infuocati esplode nella notte invece di un cono terminale di un vulcano in eruzione. Un fiume di lava scivola lungo il fianco della montagna e incendia sul suo cammino gli alberi della foresta. E questo è il respiro del mondo. Il respiro nostro, il respiro della vita, il respiro della terra, non sono altri, non sono separati, sono uno stesso respiro di qualcosa che si svolge come un fiume che scorre. E di fronte a questo respiro totale, da sempre gli uomini hanno camminato sulla terra nella storia umana, sulla via delle genti, dove gli uomini sono sempre stati affascinati da tutto quello che li circondava. E mentre ne erano affascinati, si sono sempre domandati: ma ci sarà qualcosa al di là di questa montagna? Pensate migliaia e migliaia e migliaia di anni fa, quando un uomo camminava da solo per giorni e giorni, attraversava montagne, si trovava di fronte all'oceano, si domandava: ma non c'è stato nessun uomo all'inizio che non si sia domandato: ma ci sarà qualcuno che abita dall'altra parte? Cosa c'è al di là di questa montagna? Ci abiterà qualcuno? E al di là di quelle colline? E oltre questi boschi, chi c'è? E un giorno un uomo stava camminando fra le dune del deserto e passeggiava da solo da giorni e giorni, e anche lui si domandava, questo stupore, questa meraviglia che da sempre è esistita nell'uomo, affiorava molto forte in quest'uomo che a un certo punto, domandandosi se c'era qualcuno al di là delle dune del deserto, cominciò per un attimo, emerse in lui un suono e cominciò a fare oh! Poi continuava a camminare, ma continuava a domandarselo: ma sono proprio da solo in questa terra, in questo deserto, c'è qualcuno altro oltre a me? E quasi senza saperlo, passo dopo passo, giorni dopo giorni, ricominciò e ci provò un'altra volta, quasi avesse un sentore, e cominciò a fare qualcosa come oh! Oh! E in quel momento, quando viene una risposta a qualcuno, qualcuno c'è di là. E allora il passo si affretta, diventa più grande. I due si corrono incontro. Uno scende dalla cima della duna e quell'altro si avvicina. A un certo punto si troveranno di fronte l'uno all'altro. Su questa via delle genti che è esistita sempre, dove gli uomini si sono sempre incontrati, si sono scambiati quello che avevano. E allora in quel momento non importa affatto che lingua parlano,